Recensione dell'ottavo episodio di Nier Automata. Allora, questo episodio ha introdotto una nuova location all'interno della trama che, mamma mia, cioè, ogni volta che mettono appunto un nuovo luogo da esplorare nell'anime riescono ad adattarlo così tanto bene, sia perché ovviamente riprendono alcune cose viste nel videogioco, ma anche perché l'anime è fatto veramente molto bene dal punto di vista estetico, di design, animazioni e la fotografia, non ne parliamo. Quindi ogni volta che introducono qualcosa di questo tipo c'è una parte estetica non da poco nell'anime che riprende anche quella che è nel videogioco, ma qui è accentuata ancora di più, quindi veramente molto bello. Anche se purtroppo con questo episodio ci è arrivata un'altra notizia negativa che ve ne parlerò nel finale appunto di questa recensione. Detto questo, direi di cominciare dalla prima scenetta, dove praticamente i nostri personaggi di 2B e Lainesse stanno chiedendo alla comandante dell'unità Iora qualche informazione in più su A2, che appunto quest'androide che ha tradito il consiglio dell'umanità e tutte le altre unità Iora. Ed è molto strano perché, come dice Nainese, ci sono stati dei disertori in passato, però si trattava sempre di persone che erano stanche del conflitto e quindi praticamente non facevano altro che abbandonare da tutta la guerra. Mentre invece A2 in questo caso è diversa, perché lei, se vi ricordate appunto dallo scorso episodio, lei dice che è il consiglio dell'umanità ad aver tradito le unità Iora, e lei continua comunque a combattere in questa guerra tra, insomma, le due fazioni, tra androidi e macchine, e continua a distruggere queste macchine di continuo. E quindi è una situazione molto molto particolare che praticamente andrà a rivedersi un po' per tutto il resto dell'episodio, perché ci sono i nostri personaggi che cercheranno sempre più informazioni su questa unità Iora. Andiamo avanti, perché poi appunto, come ho detto, nel resto dell'episodio vediamo che i nostri personaggi stanno cercando informazioni su A2, cominciano a chiedere a Pascal, e qua la cosa appunto particolare è che diciamo che Pascal non l'ha mai vista quell'androide, però il fatto che non abbia mai cercato di attaccare il loro villaggio è anche questa una cosa particolare, proprio perché ti fa capire che nonostante A2 sembra un antagonista, probabilmente lo possiamo anche definire come tale all'interno di questa prima fase narrativa, beh, effettivamente non lo è del tutto, quindi anche questo è un po' interessante, ecco. E poi andiamo avanti, il prossimo personaggio che viene interrogato, se così si può dire, è la signorina Lily, che ovviamente lei sa chi è A2. Ma qua la cosa particolare è che lei, Lily, va a chiedere a Nainese che cosa faranno quando troveranno questo androide. E Nainese gli ripete quelli che sono gli ordini del comandante, che ovvero dovranno distruggerlo, insomma, così seduta stante. E dato che lei però sa il sacrificio che ha dovuto fare questa unità A2, decide appunto di non rivelare nulla a loro due, proprio perché non vuole che insomma vadano a distruggere questa che era una sua vecchia amica. Quindi è interessante anche dal punto di vista che praticamente questo collegamento nel gioco non c'è, quindi voglio vedere come se rapporteranno più avanti questa storia tra Lily e A2, soprattutto nella seconda fase nella narrativa. E andando avanti, si sono riviste finalmente Devola e Popola, che sono due personaggi stra-interessanti, hanno un ruolo nella storia fondamentale. E qua la cosa particolare è che ci hanno introdotto, o meglio, ci hanno rimarcato uno dei temi fondamentali di questi due personaggi all'interno di Nier Automata, ovvero che loro fanno sempre gli incarichi più rischiosi e nessuno gli rivolge la parola, praticamente, perché proprio perché quando 2B e 9S vanno da loro a chiedere informazioni, ci sono gli altri androidi della resistenza che guardano un pochino cosa stanno facendo e ovviamente li giudicano un pochino male. E quindi c'è questo tema ricorrente che ritornerà anche più avanti all'interno della storia. Ma quella cosa che mi ha colpito di più è che finalmente hanno parlato all'interno dell'anime,
Devo dirvi la verità, sinceramente non mi ricordo le doppiatrici di questi due personaggi nella versione giapponese, quindi non vi so dire se, era la stessa, se erano le stesse doppiatrici, però in ogni caso, cavoli, dopo tutti questi episodi finalmente gli hanno fatto dire un paio di parole, e loro praticamente rimandano 2BNNS a cercare Jackass, che è quest'altro androide che avevamo visto già in passato, perché probabilmente lei sa qualcosa di più su, su questo androide. Però insomma è stato bello anche perché ci hanno regalato questo primo piano sui personaggi molto, molto interessante, che però non ho capito perché farlo vedere di lato, forse per trasmetterci il fatto che qualcuno li stava guardando, spiando, qualcosa del genere, non lo so. Però insomma, molto, molto bella questa parte. E arriviamo poi alla Flooded City, così si chiama in inglese, ovvero la città sommersa, che è una parte che mi è strapiaciuta a livello estetico, fighissima da vedere. Devo dire che qua l'hanno un pochino ampliata rispetto al videogioco, perché nel videogioco la parte iniziale sono solamente degli edifici e tutto il resto. Quando poi arrivi appunto in questa zona dove sei vicino al mare, non è così grande, c'è veramente una zona un pochino molto piccola, e qua è stata una cosa sicuramente positiva che l'hanno ampliata, perché sennò veramente hai letteralmente 300 metri di spazio per far muovere i personaggi, quindi non avrebbe avuto così tanto senso. Però detto questo, è stata veramente bellissima questa parte, a livello estetico non gli si può dire nulla all'anime, ma soprattutto perché ci ha regalato dei momenti veramente, ma veramente molto belli con i nostri due protagonisti, ovvero 2B e 9S, che si sono un pochino più aperti verso l'un l'altro. E qua la cosa interessante è stata che appunto si sono tolti entrambi praticamente questo visore, questa bandana che hanno sugli occhi, per apprezzare fino in fondo quello che è questa location, perché la cosa strana, ma poi ripeto, questa sarà una scelta dell'anime che insomma devo dire che condivido, però nel videogioco non è così, ovvero che nel videogioco ci sono comunque delle macchine qua, quindi uno scontro lo fai, ecco. Non sono niente di che, non ci sono chissà quali boss nella prima fase narrativa, però appunto non è totalmente disabitato. Mentre invece qua lo è, e come ho detto prima, i due nostri protagonisti si sono tolti il visore, quindi finalmente li vediamo, o meglio possiamo vedere il loro viso al 100%, se non ricordo male quello di 9S l'avevamo già visto in passato, ma potrei sbagliarmi, mentre invece questa è la prima volta che vediamo appunto il viso di 2B. Abbiamo questa sorta di face reveal del personaggio che, mamma mia, c'è veramente qua... Non gli si può dire nulla all'anime, il disegno, l'attenzione ai dettagli, cioè veramente 10 su 10, la produzione è fantastica sotto questo punto di vista. Vi faccio vedere anche quest'altro screenshot appunto di 2B, che mi ha colpito molto, proprio perché quando ti abitui per così tanto tempo a vedere un personaggio sempre allo stesso modo e poi cambi anche una sola virgola, e cavoli se ti colpisce. E poi andiamo avanti con gli screenshot, perché arriviamo a questa parte molto molto carina, dove praticamente 2B nota questo fiorellino, ovvero il Lunar Tear, che è ovviamente quel fiore che è collegato ai Mil e varie altre parti di trama, che gli era stato chiesto dal suo operator, insomma, guidare i nostri personaggi, e praticamente 2B gli manda una foto appunto di questo fiore, e poi decide, su consiglio appunto dell'operator, di metterselo qua sul vestito. Ora, che io ricordi, mi pare che questa cosa non si può fare nel videogioco. Cioè, nel videogioco, quando vai a customizzare il personaggio, ti puoi mettere qualcosa tipo un fiocchettino in testa o qualcos'altro, ma non mi pare che te lo puoi mettere qua sull'abito. Non mi ricordo, però ho giocato Nier Automata anni fa. Però sì, è un dettaglio carino che poi, se questo ci fa intendere che magari vedremo i nostri personaggi un pochino più customizzati in futuro, sono assolutamente felice di questa cosa, perché ripeto, Nier Automata è un bel gioco anche e soprattutto perché ci sono tante cose che puoi cambiare, no? Sull'aspetto dei personaggi, costumi, armi, quindi vedremo.
quello appunto è stato interessante questo perché nelle scorse puntate avevamo visto come 9S si era un pochino più aperto verso il suo operator, mentre invece 2B non aveva mai avuto chissà quale tipo di rapporto, no? E quindi c'è stata tutta questa parte di trama in cui c'è 2B che si apre con 9S, che si apre con l'operator, quindi insomma è molto bella questa parte. E poi arriviamo ovviamente alla fase di fanservice con la signorina Jackass che con questo costume da bagno, per riprendere anche lei usanze umane, che viene trovata da 2B dopo che praticamente 2B e Nanesse decidono di separarsi, e 2B è la prima a trovarla mentre lei sta pescando. E il fatto che ci sia Jackass che sta pescando, questo fa riferimento a uno dei vari finali alternativi del videogioco, che tra l'altro viene ripreso nel teatrino finale e ne parleremo più avanti. Però devo dire la verità, tutta questa parte mi ha fatto morire da ridere. C'è questo discorso con 2B che è veramente molto, molto carino. Che, allora, lo vogliamo dire che la produzione è brava anche nel fare momenti un pochino più umoristici, che alcune volte riprendono quelli dal gioco e altre volte sono del tutto originali. Quindi molto, molto bella questa parte. Però in tutto ciò anche la signorina Jackass non sa molto su questo androide di A2, e rimane del tutto al fatto che sicuramente la signorina Lily sa qualcosa di più, ecco. Ma qua la cosa interessante di tutto ciò è che vediamo che 9S, dopo che va a interagire con la sua operator, quindi anche lui si va ad aprire ancora di più con un altro androide, e che cosa va a fare? Gli va a mandare queste foto di alcuni giocattoli, di alcuni oggetti che appartenevano appunto a una famiglia di umani. All'interno di questa conversazione Nene si sta letteralmente hackerando la stazione lunare dove ci sono tutte le altre unità Iora, e tramite questa cosa riesce ad avere accesso appunto al sistema di sorveglianza appunto della stazione spaziale, e riesce ad ascoltare una conversazione tra il comandante e questo super iper mega computer che dovrebbe trovarsi sulla luna, dove dovrebbe esserci il Consiglio dell'Umanità. E qua la cosa interessante è che appunto all'interno di questa conversazione viene detto da questo computer che l'unità Iora devono portare avanti un certo tipo di piano e non possono in alcun modo deviare dalla timeline che è stata creata appunto per la messa in opera di questo piano. E questo va in un qualche modo a giustificare il fatto che il comandante ha le mani legate, quindi non può aiutare le unità Iora in combattimento sulla Terra. E poi però in tutto ciò il computer appunto che gestisce il Consiglio dell'Umanità nota il fatto che qualcuno ha hackerato il sistema di sorveglianza e poi quasi Nines decide di scollegarsi subito. Però appunto è interessante questa cosa perché ritornerà in modo preponderante più avanti nella trama, assolutamente. E poi anche il nostro comandante insomma, si accorge che qualcuno stava hackerando il tutto, ma ripeto, su questa fase narrativa ci ritorneremo nelle prossime puntate, perché ora la prendi un po' per quello che è, perché è normale che è un pochino strano che tu hai due fazioni in guerra e una fazione potrebbe, non dico facilmente distruggere l'altra, però potrebbe avere un vantaggio ancora più pesante in questa guerra, in questo combattimento, e decide arbitrariamente di non sfruttarlo, quindi molto strano, anche perché in tutto ciò Nines stava creando la stazione dell'unità Iora non tanto per scovare questo, ma per cercare di capire come mai il comandante non voleva liberare delle informazioni su A2, quindi insomma giusto per chiarire anche tutto il contesto. E poi andando avanti arriviamo al finale dell'episodio, dove vediamo il nostro signorino Nines che viene essenzialmente guidato verso una trappola o qualcosa del genere, dove ci sono tutti questi dipinti su 2B e 9S, che allora io devo dire che sono fatti veramente bene, cioè a saper disegnare così ce ne vuole, eh? Ora non voglio farvi troppi spoiler, però sicuramente chi ha disegnato
essenzialmente questi dipinti e la macchina di Adam, anche perché questo ci viene confermato sia dal, se conoscete la trama di Nier Automata dal videogioco, anche se qua viene vista sotto un altro punto di vista, quindi non è che siamo proprio 1-1, ma anche e soprattutto perché appunto nel finale dell'episodio vediamo Nines che viene attaccato da non si sa che cosa e ci sono queste due barre nere appunto sullo schermo, e questo secondo me è un indice appunto che stiamo arrivando alla Copied City, ovvero la città copiata, che è un'altra location molto bella che non vedo l'ora di vedere nell'anime. E in tutto ciò poi c'è quest'ultimo frame con Eve, quest'altra macchina che abbiamo visto nelle scorse puntate, che praticamente decide di connettersi a un network che non vede specificato quale sia, cosa sia, ma immagino che sia il network appunto delle varie macchine e non quello degli androidi, e non riesce più a percepire il suo fratello Adam. E qua ovviamente direi che va a riprendere quanto visto nel videogioco. Ora non vi sto a spoilerare che cosa succede, però sarà un passaggio assolutamente importante, perché poi dopo di questo arriveremo a quello che sarà il finale del primo curo, insomma del primo della prima fase narrativa del videogioco. Quindi insomma un cliffhanger molto ma molto interessante. E vogliamo dire due parole sul teatrino finale? Assolutamente sì, che è stato anche questo molto divertente, dove prima di tutto ci sono due domande dalla produzione verso la signorina 2B, dove dicono: come mai ci sono tutti questi edifici in queste zone disabitate sulla Terra se gli umani non ci sono più da migliaia di anni? La risposta è che praticamente gli androidi vanno a ricostruire appunto questi edifici, ma solitamente vengono quasi sempre distrutti mentre combattono con le macchine, quindi insomma c'è questa sorta di ricostruzione e distruzione di continuo. E l'altra domanda per la signorina 2B è essenzialmente: che cosa fai nel tuo tempo libero? E nel suo tempo libero la signorina 2B si mette a pescare con l'aiuto del pod, e quando il pod trova un pesciolino 2B decide di mangiarselo, e questo va ad attivare un altro dei finali alternativi del videogioco, però visto sotto un altro punto di vista, perché, ripeto, nella parte che vi ho fatto vedere prima, ovvero questa, la signorina Jackass ci offre questo pesciolino dicendoci che può farci morire, o meglio che può far morire la signorina 2B, e quindi lei ovviamente rifiuta. Nel videogioco però, se tu te lo mangi questo pesciolino, ovviamente arrivi al finale alternativo, e quindi insomma rip per la run in corso. Insomma, è una parte molto divertente, perché non so se lo sapete, ma appunto in Nier Automata ci sono talmente tanti finali alternativi da coprire per tutte le lettere dell'alfabeto, quindi insomma è anche questo il rimando all'interno dell'anime. Detto questo, però vi voglio far vedere un'altra cosa, ovvero questa qui. Mannaggia, perché praticamente cos'è arrivato? È arrivato un altro annuncio che purtroppo la produzione dell'anime subirà un'altra pausa forzata, e che non riguarda solamente il prossimo episodio, ma riguarda tutti i prossimi episodi, quindi tendenzialmente mi sa che dovremmo aspettare un paio di settimane, se non qualche mese, prima di vedere le prossime puntate di Nier Automata. E tutto ciò è dovuto ancora una volta al Covid-19, perché spieghiamola questa cosa, magari qualcuno non lo sa, che solitamente il doppiaggio degli anime viene fatto con più persone, cioè non vanno a prendere una sola persona per registrare una parte, cioè solitamente appunto vanno a prendere più persone, o comunque le tengono tutte assieme in una sola giornata o due di registrazione, così riescono a fare tutti i vari episodi. Dato che insomma il Covid-19 è ancora molto presente soprattutto nei territori asiatici, evidentemente questo avrà creato dei ritardi nella produzione degli episodi, quindi insomma vabbè. Detto questo, gente, vi do appuntamento appunto alle prossime settimane / mesi per la recensione del 9° episodio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio di Nier Automata nei commenti su YouTube. E appuntamento al prossimo video.